We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man, he's still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive. And he has built a society along these lines. Non si può combattere il governo della città. Tasse sicure come la morte. Non si parla di politica o di religione. Questo è l'equivalente della propaganda nemica scandita a voce alta dai picchetti. Arrenditi, soldato! Arrenditi, soldato! A questo ci ha abituati il XX secolo. Ma adesso, nel XXI secolo, è ora di alzarsi e capire che non dobbiamo farci ammassare in questa trappola per topi. Non dobbiamo sottometterci alla disumanizzazione. Non so voi, ma a me preoccupa quello che sta succedendo nel mondo. Mi preoccupa molto la struttura. Mi preoccupano molto i sistemi di controllo. Quelli che controllano la mia vita e quelli che vogliono controllarla ancora di più. Io voglio la libertà, questo voglio, e anche voi dovreste volerla! Ognuno di noi deve assolutamente sbarazzarsi dell'avidità, dell'odio, dell'invidia e anche dell'insicurezza, perché è questo il modo in cui ci controllano, ci fanno sentire patetici, piccoli, di modo che, spontaneamente, cediamo la nostra sovranità, la nostra libertà, il nostro destino. Dobbiamo assolutamente capire che finora siamo stati condizionati a livello di massa e sfidare lo stato schiavo delle multinazionali! Il XXI secolo sarà un secolo nuovo e non il secolo dello schiavismo! Non il secolo delle menzogne e delle questioni irrilevanti, del classismo, dello statalismo e di altri metodi di controllo. Sarà l'era in cui l'umanità intera si batterà per qualcosa di puro, per qualcosa di giusto. Sono solo idiozie, il liberale democratico, il repubblicano conservatore, li hanno creati per controllarvi, due facce della stessa medaglia. Due gruppi manageriali che si contendono la poltrona di presidente della schiavitù S.P.A. La verità è lì davanti ai vostri occhi, ma loro ti offrono un buffet di bugie! Io sono stufa di tutto questo e non ne assaggerò un solo boccone, capito? Resistere non è inutile, alla fine vinceremo questa battaglia! L'umanità è troppo forte, non siamo un mucchio di mezze cartucce! Per questo ci batteremo e alla fine saremo esseri umani! Ci esalteremo per tutte le cose vere, per le cose che valgono, per la creatività e lo spirito dinamico dell'essere umano che rifiuta di sottomettersi! È tutto quello che avevo da dirvi, adesso tocca a voi! Intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli. O schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti. Fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.